19 gennaio al 9 febbraio 2013 alla Galleria di Arte Moderna Coronari 111 Art Gallery la mostra collettiva The City and the Night, evento dedicato agli urban landscape, ovvero ai paesaggi urbani, attraverso lo sguardo di artisti noti ed emergenti per conoscere e rappresentare gli angoli più nascosti della capitale che, soprattutto di notte, prendono forma e vivono realtà parallele fatte di luci, riflessi e personaggi. Un'occasione di incontro per artisti di varie generazioni che si cimenteranno sul tema del cambiamento dei paesaggi urbani attraverso gli occhi dell'arte e della creatività. Qui a Coronari 111 Art Gallery ho portato due o tre opere della mia serie Scenari Metropolitani. Qui vediamo rappresentato Teatro Marcello, che è una appunto delle opere più rappresentative, una delle ultime. Alcune di queste opere, di questo filone, sono state esposte a New York, in una galleria di Chelsea, una delle prime gallerie di New York, e un'altra opera in questo momento è esposta alla Biennale di Palermo. The City and the Night è la nostra prima mostra a tema del 2013. Ci affascinava l'idea della città, preferibilmente vista nei momenti notturni, quindi nei momenti più misteriosi, più di solitudine. Quindi abbiamo avuto questo tipo di idea, che è stato decisamente raccolto dagli artisti, ognuno ovviamente l'ha interpretata come meglio riteneva. Nel mio caso particolare ho pensato di fare questo tramonto in periferia, è un titolo più metaforico, diciamo, che descrittivo. La periferia sì, intesa come interland di una città, ma periferia anche nel senso più largo, più simbolico. Mi chiamo Eva Zaborska, sono autrice di questa opera, che il titolo è Secrets. Su questo quadro praticamente è il mio autoritratto con una mia amica. Siamo sedute in un bar. Titolo Secrets viene appunto dal due persone, due amiche di sera in un bar che si raccontano i suoi segreti. Mi chiamo Taisuke Kinoshita, artista, scultore e pittore e disegnatore. Il titolo è La Foschia e la Fiamma. Esperienza molto fresca. È una foto scattata in un centro commerciale, era una situazione abbastanza particolare, c'era della luce sopra e le persone passando sembravano dei fantasmi, c'erano questi passaggi evanescenti, senza dettaglio, si coglievano solo i piedi al passaggio delle persone. È Cuba, e ho fatto questo viaggio per andare a fotografare un'isola dimenticata da tutto il mondo, e quello che ho trovato è stato un conflitto che hanno loro fra restare lì e andarsene in giro per il mondo. E in questa foto ho voluto rappresentare proprio questo, la dualità che hanno dentro. Infatti ho una doppia esposizione, di restare nella propria isola o andarsene a cercare di scoprire altre cose nuove fuori. La cattedrale del consumismo, perché ho preso ispirazione da una foto dove c'era una cattedrale in Olanda, ad Amsterdam, e quindi l'ispirazione è stata della cattedrale. E poi il consumismo, perché poi alle spalle invece di questa struttura di ferro ci sta tutta la metropoli con la città, che fa vedere appunto questo sfrenato consumismo attraverso le scritte pubblicitarie, dei grattacieli, eccetera. In realtà è una denuncia del consumismo. Rappresentare la notte per me era complicato, lo è complicato, perché io la notte comunque la vedo piena di luce. In realtà ho stabilito che comunque è una città che abbandona la notte, o la notte che abbandona la città. Una tipica città dove comunque il flusso delle persone è sempre in maniera esasperatamente presente. Ne ho approfittato per aggiungere un po' di percorsi dei cittadini, i volti dei cittadini che si affacciano dai grattacieli, e comunque è un rumore latente che si percorre e invade la città stessa. La città si presenta comunque sempre luminosa, è un'eccedenza di luce.
che cerca di aggredire la notte e la notte deve sparire. Una poesia è una città, una poesia è una nazione, una poesia è il mondo. E ora metto tutto questo sotto vetro, perché lo veda il pazzo direttore. E la notte è altrove. E signore grigiastre stanno in fila, un cane segue l'altro dietro all'estuario. Le trombe annunciano la forca, mentre piccoli uomini vaneggiano di cose che non possono fare. Ringraziare tutti quanti voi di essere venuti e soprattutto Rita Caprio che ci ha raccontato questa splendida poesia di Bukowski, appunto una poesia è una città, e Emanuela Cianfrocca che praticamente insomma.